Papa si è dimesso. Papa si è dimesso, che ne pensi? Ma è una cosa inaspettata, io lo sto sapendo adesso questa notizia, quindi non so che dire, non so nemmeno il motivo onestamente. Quindi non sono molto attaccato a queste cose, quindi non saprei di preciso cosa dire. Grazie. Papa si è dimesso. Davvero? Vero? Non ci credo. Meglio. Perché? Come perché? Perché mi sta leggermente antipatico. Una persona che con tanti problemi sul mondo parla solamente dei soliti quattro problemi stereotipati che sono la fame nel mondo e altri problemi, non è una persona competente secondo me. Correggeva il confronto col suo predecessore, con papà. Appunto. Anche, cioè, lo dico anch'io che non sono credente, cioè stimavo moltissimo Giovanni Paolo II, sia come persona che come uomo. E diciamo non reggeva per l'appunto il confronto. Grazie. Di nulla. Il Papa si è dimesso, che ne pensa? No, no. Il Papa si è dimesso. Ma state giocando, immagino. No, sul serio. No, non ci credo. Papa si è dimesso, che ne pensa? Non mi interessa. Vero. Okay. Non è una domanda, è un dato di fatto. No, che ne pensi? No. Vero. Cosa? Il Papa si è dimesso. Così non riesco a farmene una ragione così. Non lo so, devo metabolizzare questa notizia. Scusate. Devo dire, sì. Per quale motivo? È perché non era il suo posto, credo. Abbiamo bisogno di un uomo molto, molto più spirituale, suppongo. Sì. Grazie. Grazie. E che spagnolo? Siamo anche spagnoli. Ah, è spagnolo. Sì. Un'interview. Per la televisione. Incarico. Per CNN News. CNN e TM News. Telecom. Italian. Papa. Giovanni, che venga qua. Ciao. Dimesso, come si dice dimesso? Ma che è dimesso? È il mediodì. Al Papa Sacubilaui. E il Papa Sacubilaui? I lo pregunto. Va a ser travesti. Sì? Sarà travesti. Come? No, è spagnolo. Si è dimesso, che ne pensa? Non so che dire, guardi, non lo so, non ho parole, perché diciamo che siamo tutti con il Papa, che ci sta lasciando così, non so che dire, ecco. Ho terminato, ho detto grazie, tutto. Grazie, lei era aggiornata, sapevamo. Sì. Non ci credono e quindi la lo so, è molte persone non credono non al Papa. Ma no. Nemmeno già un'ora il meglio sarà alla fine. Qual è la domanda? La domanda è sul Papa, sa delle dimissioni. Lo so. Che ne pensa delle dimissioni del Papa? È una cosa sorprendente, ci ha colto tutti di sorpresa, quindi anche la Chiesa stessa, per cui adesso non si sa cosa, cioè almeno da quello che ho sentito non so cosa devono fare. So che ci dovrebbe essere un Papa entro Pasqua. Vediamo, speriamo nel meglio. Speriamo che legga una mano un Papa più giovane e più adatto ai tempi, magari. Grazie. Il Papa si è dimesso. E perché, scusa? Perché non ci sono soldi? Non lo so. Anche in chiesa non ce ne sono più soldi. Ma sembra una cosa un po' difficile. C'è crisi. Ma c'è la crisi, deve cambiare il mondo, deve cambiare tutto, ci vuole un colpo di Stato e basta, per andare l'Italia tutta avanti. Perché la Germania, i ragazzi non lavora nessuno e viene pagata a mese, ci pagano tutte le cose. In Italia no, non siamo tutti europei. Ecco, cancello tutto, il Papa pure cancello, ce lo vedo.